Queste sono pericolose, ragazzi. Io non le compro più perché guardate qui, le faccio in casa. Per farle prendo 3 uova e le metto nella ciotola. Poi prendo 80 g di zucchero, lo verso tutto nelle uova e comincio a montare bene con le fruste. Ok, ci siamo. A questo punto aggiungo 60 g di olio di girasole, aggiungo gradualmente mentre mescolo con le fruste. Perfetto, la consistenza è quella che vogliamo, quindi adesso mettiamo via le fruste che non ci servono più. Ora aggiungo 30 g di cacao amaro, lo setaccio perché ci sono un bel po' di grumi. Ora aggiungo 100 g di farina, io sto usando quella di grano saraceno, ad ogni modo potete sostituirla con un'altra con cui vi trovate bene. E l'aggiungo gradualmente. Ora aggiungo 8 g di lievito per dolci. E ora prendo uno stampo quadrato da 24 cm, ricoperto con un foglio di carta da forno e all'interno ci mettiamo l'impasto. Quindi ora distribuisco bene il composto con la spatola. E ora cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Andiamo! Nel frattempo prendo 300 g di anacardi. Come vedete, i miei sono nell'acqua perché li ho fatti ammollare per circa 2 ore nell'acqua calda. Adesso andiamo a scolarli. Ora metto gli anacardi nel frullatore. Ora aggiungo 2 cucchiai di sciroppo d'acero. Qui, se volete, potete anche usare il miele al posto dello sciroppo d'acero. Poi aggiungo 70 g di latte di soia. E ora comincio a frullare il tutto. Guarda qui che bella consistenza. Adesso aggiungiamo all'interno dell'essenza di rum e frullo di nuovo. Ora mettiamo un attimo da parte la crema e riprendiamo l'impasto che nel frattempo è pronto. Io l'ho fatto anche raffreddare. Adesso prendiamo il coltello da pane e io vado a rimuovere una parte superiore sottile perché dobbiamo livellare il nostro impasto. Una volta fatto ciò, andiamo a dividere l'impasto, quindi andiamo proprio a creare le nostre merendine. Quindi prima divido a metà l'impasto, poi mi giro anche dall'altra parte, faccio la stessa cosa e poi le taglio nuovamente a metà. E ora infatti ci troveremo 8 di queste bellissime merendine, non ancora finite. Adesso le tagliamo a metà, quindi vado proprio con il coltello così. Ecco Piano piano ragazzi, non dovete romperle. qua, le abbiamo divise, perfetto. Facciamo la stessa cosa con tutte le altre. Ora che abbiamo ricavato le nostre merendine, andiamo a bagnarle. Io sto usando solo del latte di soia, molto semplice. Non le bagniamo troppo, però mi raccomando, non esageriamo. E ora riprendiamo la crema di prima e andiamo a farcire le nostre merendine. Wow! Non vedo l'ora di addentarne una, Diana. Una! A chi lo dici? Una! Una. Una! Ci crediamo che ne mangerò solo una, Diana. Ci crediamo, dai. Voi cosa credete, ragazzi? Ne mangerò solo una. Tu, Diana, ci credi? No, io non ci credo. E ora andiamo a chiudere le nostre merendine. Facciamo una piccola pressione, se c'è da aggiustare qui ai lati, le aggiustiamo. Perfetto, e quindi facciamo la stessa cosa con tutte le altre. Ma non è finita qua, vero? Assolutamente no. Adesso prendo 120 g di latte di soia, lo metto in una pentola e mi sposto di là ai fornelli. Vieni. Quindi faccio scaldare il latte di soia e poi aggiungo 150 g di cioccolato fondente. Lo faccio sciogliere completamente.
E direi che la nostra ganache, chiamiamola così, è pronta, quindi spengo e ci spostiamo di là al tavolo. Ora ho versato il cioccolato in un contenitore come questo perché in questo modo sarà più facile immergere le nostre merendine. E quindi vado subito a prenderne una e la immergo proprio così. Poi con il coltello mi aiuto e la giro. Poi la prelevo e la rimetto sulla gratella. Ne immergiamo subito un'altra. Ora le mettiamo nel frigo per circa un'ora oppure anche nel congelatore per mezz'ora. Allora, prima di andare a vedere come sono venute le nostre merendine, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo, mi raccomando, supportateci come sempre. Inoltre vi ricordo che avete meno di 48 ore per iscrivervi alla nostra sfida di 14 giorni, nella quale avrete due menu settimanali con 31 ricette senza glutine e senza latte. Imparerete a fare lo yogurt di mandorle in casa in due modi, perfetto. Avrete tantissime video lezioni su come cucinare in questo modo senza glutine e senza latte. 21 ricette per preparare panificati con i fiocchi. Ragazzi, non perdetevi questa occasione. Io vi lascio il link qui sotto nei commenti. Andate a vedere che cosa vi aspetta. Andiamo a vedere come sono venuti, Diana. Subito. Allora, manca soltanto il tocco finale, la decorazione sopra. Qui potete usare sia della Nutella fatta in casa oppure del cioccolato sciolto. Ragazzi, wow. Andiamo a vedere come sono venute, Diana. Andiamo. Wow, sento già, guarda qui. Wow, ragazzi, queste devono essere super squisite. Mamma mia. Quindi, proviamo? Proviamo, subito. Aiuto. Sono buone? Queste sono pericolose.